Allora, big shopping online da Ralph Lauren, vi faccio vedere subito cosa ho comprato. Allora, questo vestitino per Vittoria è un vestitino a righe bianche e blu con il loghino qui accanto blu, la cintura è blu con le bandierine colorate, è così. A manica lunga, ma che volendo si può piegare, un po' di ricetto avanti, adorabile. Sempre per Vittoria, è un toppino fantastico, una camicetta così, con delle roselline, dei fiorellini rosa. E a maniche lunghe anche questo, però ha sotto, vi faccio vedere, il top rosa, una canottina rosa da mettere sotto perché è trasparente la camicetta e quindi ha questo toppino rosa sotto. Ho preso questa a quadretti con il colletto così un po' alto, non alto ma anche il ricetto qui davanti, a manica corta, vestitini, un altro vestitino che le avrete visto su Instagram. Questo qui è una fantasia blu e bianco con dei fiorellini blu e ha questo nastrino cintura che io di solito poi le faccio un fiocco sul lato e mi piace molto. Dietro invece ha dei bottoncini, una gonnellina così celeste con sempre questo nastro così a cinta e anche qui io le faccio il fiocco perché mi piacciono i fiocchi. È una gonnellina tanto carina, io la metto di solito, dipende, o anche con un po' più freddo. Poi, ecco qua, questo è un altro vestitino, anche questo è fantastico. Ha sempre la cintura così fatta con il nastrino, ve lo avvicino per farvelo vedere bene, anche la fantasia. Dietro ha i bottoncini dello stesso tessuto del vestito. Poi cose un po' più easy, tipo questo classico di polo Ralph Lauren, così a... tipo polo però con la gonnellina sotto, gliel'ho preso così celeste e poi qualche polo, questa qui è bianca con il logo rosa, questo logo un po' più grande, gliel'ho presa in diversi colori. Da maschietto invece ho preso Gregorio, allora vi faccio vedere qualcosa anche di Gregorio. Allora, questa polo con il cappuccio dietro, collettino e a maniche lunghe, ha qui il logo con un teschietto, questo è proprio da ragazzino, così mi divertiva, ci divertiva perché abbiamo fatto insieme io e Marco tutto l'ordine, questa così a righe verde, bianche e blu. Poi questa camicetta bianca, una stellina qui sul collettino, poi c'ha la scritta soltanto polo qui sul lato e qui giù in fondo con un cuoricino e ci sono le iniziali Ralph Lauren. Così bianca e con il gilettino in maglia blu sopra, che non ho qua. Sempre in maglia ho preso anche questa giacchina, questa qui,
blu con i bottoncini avanti, lo scollo a V, e manica lunga e il logo rosso. Adesso vediamo così. Poi, fantastico questo gilet. Il bello di questo gilet è che si può anche girare e diventa grigio, così, così. Qui ha il logo grigio scuro, ha un taschino qui davanti ha un piccolo taschino, ha le tasche ai lati, ha ancora l'etichetta, tante cose hanno ancora l'etichetta perché non abbiamo ancora messo tutto, oppure si può girare e farlo diventare. Noi abbiamo scelto questo colore, ovviamente ce ne sono tanti altri. Questo blu ci piaceva un sacco, un blu elettrico, per greghino è bellissimo. Poi una felpina, così, una jumper easy grigia con il logo marroncino qui, la cerniera che ha un po' il collo alto. Una camicia estiva che avete visto su Instagram, questa qui, troppo simpatica, con la scritta dietro Ralph's Garage, così, blu. Come camicette anche questa, come quella di Vittoria, però ovviamente questa a taglio maschile con i due bottoncini sul collo. La camicia proprio invernale, un po' più pesantina, a righe bianche e grigie e azzurre, così. Poi come polo questa qui blu con logo rosso e altre rosse, rossa, bianca e diversi colori. Bellissimi questi jeans, sono troppo carini, sono dei jeans così chiari, che io li piego anche un po' sotto perché sono anche un po' lunghetti, però sono comodissimi perché hanno per i bimbi qui i bottoncini, quindi si possono stringere nel caso siano grandi. Faccio vedere i miei di vestiti. Questo completino in ciniglia e questo top, sinceramente non so se lo metterò mai perché insomma non è proprio il mio stile con la pancia di fuori, però era insieme ai pantaloni che invece mi piacevano un sacco perché sono proprio stile così, dritti. Così, spero si veda bene, spero stia inquadrando bene. Sono larghi, corti fino a sopra la caviglia. È un vestitino estivo, ha la manica lunga così leggera, fatto a pantaloncino. E qui la parte di sopra è così stretch, in questi colori della pesca, un po' di bordeaux viola. Ho preso un po' di top. Il primo è questo, fatto così davanti. Ha come l'accetto questa cordina davanti a questa apertura qui, e poi dietro la cordina che finisce così con questi
no, di carini. Poi ho preso anche questo top così, e con una specie di gonnellina così, molto carino. Poi un altro top un po' più serio, un po' più elegantino, fatto così, col pizzo nero sopra. Questa invece è una camicia bianca, maniche lunghe, a pois. I pois sono mi sembrano blu. E poi davanti si può, volendo, fare annodare o con un fiocco o lasciarlo sciolto. Poi c'è quest'altra camicia a giro manica in cotone, 100% cotone. Da vedere è così, con questo scozzesino verde-blu, un po' più pesantina. Verde e blu. Ho preso questo cardigan, che mi avrete già visto altre volte su Instagram. È un cardigan, a parte che è caldissimo ed è fantastico, dentro ha questo questa pellicetta a pecorella, io dico, che a me piace tanto. Non ha né bottoni, niente. E io ogni tanto ci metto tipo una cintura oppure lo lascio aperto così, ma è fantastico, mi piace davvero tanto. Ho preso per Vittoria, allora, questa felpina che lei adora, con l'unicorno, perché poi si possono cambiare anche le pagliette in questo modo, e lei adora. Altra felpina tanto carina per lei, questa qui, così, blu e bianco, con la scritta Abercrombie oro e bianco, la manichina così. Semplice, però tanto carina. Questo vestitino larga alla fine, e ha dietro il bottoncino che rimane così un po' aperto, è fatto pantaloncino ed è così carino, semplice, leggero per l'estate. Sono leggings jeans, quindi il bottoncino è finto, la cerniera non c'è, e in più sono stretch, quindi sono anche comodi per giocare. Sono fatti così, questi li ho scelti così, con le perline bianche e argento, con degli strap, e questi però li ho presi così, con delle letterine carine, fatti così, sempre 5-6 anni. Perché se dovessimo andare in Italia in inverno non abbiamo roba invernale veramente pesante, quindi le ho preso questo fantastico giubbottino, e così ha dietro il cappuccio, è bellissimo, è un rosso fantastico secondo me, ha il cappuccio con il peletto, qui ha questo pelo al collo morbido, però ci vediamo presto, ciao ciao!